Buongiorno, siamo di fronte alla chiesa di San Giovanni Evangelista. I primi documenti risalgono al 1324. Sul timpano del portale principale del 1604, in pietra calcarea, troviamo lo stemma della famiglia Stefanucci. Il portale laterale del 1594, anch'essa in pietra calcarea, mostra un disegno particolarmente rinascimentale. Queste due opere evidenziano il passaggio avvenuto in breve dal 1594 al 1604 a penne dell'arte rinascimentale barocca. San Giovanni Evangelista, nel periodo medievale, diviene collegiata e risponde direttamente al vescovo De Benedictis dell'operato delle chiese dei Tre Rioni di Colle Castello. Negli occhioni della torre campanaria sono presenti i tradizionali catini castellani, dai colori azzurri, ocra, marroncini, che danno valore timbrico alle decorazioni. La chiesa di stile barocco ha una sola navata contornata da tutte cappelle nobiliari con stucchi del Gianni, Rizzo e Piazzoli. Sopra l'altare maggiore troviamo l'affresco della Madonna di Costantinopoli, detta anche Madonna del Latte. La cappella maggiore, con forma pentagonale, è stata edificata nello stesso periodo dei lavori di costruzione del campanile e sono un esempio classico di architettura quattrocentesca. Adesso lasciamo la parola al presidente della Prologo, città di Penne, Gabriele Vellante, che ci illustrerà l'interno della torre. Circa 2 anni fa, nel mettere in sicurezza e pulire in locale le ceneri l'auditorium, abbiamo ritrovato questa bellissima statua che risale al 1700 raffigurante la Madonna Immacolata Concezione. Questo vano era per gli avvistamenti. Si può notare un forno dove cucinavano. Salendo sempre più in alto verso la torre campanaria, vediamo un altro punto di avvistamento. Ci troviamo all'interno del penultimo vano, dove si notano i 4 occhioni. Ci troviamo alla sommità della torre campanaria, dove, come possiamo vedere, le campane e soprattutto dai 4 fori ammirare un panorama a 360 gradi che varia dal Gran Sasso, la Maiella e tutto il litorale adriatico.